un applauso a Roberto Fani. Considerando c'è anche il presidente, io mi avvicino. Caro Spedi, lo facciamo subito, sta accordo o no? Ristoranti Mani in Pasta, aperti a pranzo e a cena 7 giorni su 7, a Saione e nuovo punto via Guido Monaco. Numero verde 800 909 206. Eh sì, dopo 2 anni di stop siamo riusciti a riorganizzare questo evento, questo timone d'oro, e quindi siamo tutti contenti. C'è stato questo confronto, ecco, qual è la parte che diciamo ritieni più interessante o che ti ha colpito? Ma intanto già il modo di esporsi, il modo di comunicare l'ho trovato molto brillante, molto come dire, intrigante anche per certi versi. Poi è chiaro che la sua storia è un messaggio anche di speranza, un pochino per tutti, nel senso che comunque aver scalato così presto tutte le categorie per merito indubbiamente, malgrado, come lui ha dichiarato, aver vinto solo un campionato, ti fa capire che comunque, ecco, magari c'è la possibilità di coltivare un sogno un pochino per tutti, e che effettivamente nel calcio a volte, come ha detto lui, ci può essere anche meritocrazia. Certo, ma così importante è che deve saper trovare il compromesso, prima di tutto con i propri giocatori, perché l'ha detto, non sempre ha messo in campo la formazione migliore. Ma il... Allora, questo è il mio modo anche di pensare, il mio modo di essere. Io non credo nelle imposizioni, non credo ai sergenti di ferro, non credo alle punizioni. Io quello che un allenatore cerca di riportare in campo, e cioè la squadra, la prima cosa deve essere equilibrata, ma deve essere anche elastica. E così come la squadra deve essere elastica, lo deve essere anche l'allenatore. Elastica dal punto di vista tattico, in base alle proprie caratteristiche, in base alle caratteristiche dell'avversario, e anche l'allenatore, gestendo un gruppo, deve essere elastico in base alla personalità del giocatore che ha di fronte. Quindi credo che essere elastici e quindi scendere a dei compromessi che comunque siano produttivi è gioco forza per raggiungere i maggiori risultati possibili. Sì, non è che non si deve, si è voluto fortemente provare a vincere, siamo riusciti. Il momento più, quando è che sei stato sicuro di avere avuto in mano il campionato? L'ultime partite, no, è stato combattuto fino a 3-4 giornate alla fine. Io so che domattina avrai un incontro con la società. Sì, domani mattina ci incontriamo e vediamo se ci sono le condizioni per proseguire. Scusa, intanto un applauso a Roberto Fani. Considerando c'è anche il presidente, io mi avvicino. Caro Spedi, lo facciamo subito, sta accordo o no? Facciamoci stanotte. Penso di sì. Vuoi fare come Pirandello la notte del consiglio? Bravo, fa sempre consiglio. Risposta pirandelliana, ma d'accordo c'è già, forza. Assolutamente, non puoi, come dire, la crescita deve essere di tutti, della società, perché se hai delle ambizioni di categorie più alte, o far bene in categorie più alte, comunque devi poi avere una struttura, una società sicuramente potenziata, e di conseguenza poi tutto quello che ne viene sotto, quindi il settore giovanile, perché poi il settore giovanile è la ninfa per la prima squadra. Un applauso a Roberto Fani.